Le riaperture dal 18 di maggio saranno comunque calibrate in base ai numeri del virus ed in Lombardia la situazione resta l'allerta, anzi resta sempre alta. La situazione in generale è in fase di miglioramento, anche se ieri dopo giorni di trend in calo la curva che segna l'incremento dei nuovi casi è tornata a salire e ha raggiunto quota 1.401 contro i 744 di lunedì, 1.033 solo in Lombardia, la regione in assoluto più colpita da Covid-19, dove però 419 nuovi casi si riferiscono non alle ultime 24 ore ma alle settimane precedenti. Fatto sta che a trainare i contagi sono ancora tre regioni del nord, la Lombardia seguita dal Piemonte con un incremento di più 113 e l'Emilia-Romagna più 53. Professore Crisanti, ieri il numero dei nuovi casi è tornato a salire. Secondo lei è una variazione che può essere quindi riconducibile alla fase 2, all'inizio della fase 2, quindi al post-lockdown, o per questi dati bisogna aspettare ancora qualche giorno? Anche nel trend dei giorni scorsi, occasionalmente ogni tanto c'è un giorno in cui sembrano riaumentare un pochino. Quindi prima di concludere che c'è un'inversione di tendenza, bisognerà aspettare un altro 2-3 giorni, solo allora potremmo concludere che effettivamente la rimozione delle misure adottate 2 settimane fa hanno un impatto sulla trasmissione. Direi che è sicuramente una variazione da non sottovalutare. Se diventa questa variazione stabile, nel senso che anche oggi aumenta e domani aumenta, allora comincia evidentemente ad esserci segnali di trasmissione aumentata. Per fortuna continua a calare il numero dei ricoverati in ospedale nei reparti ordinari e nelle terapie intensive, dove si sono liberati altri 47 posti letto. E con 2.450 guariti in più ci sono anche molti meno malati da assistere, 81.366, che sono maggiormente concentrati in Lombardia e Piemonte. Purtroppo i morti sono ancora tanti, 172 nelle ultime 24 ore. Dati molto confortanti arrivano da altre regioni, soprattutto al centro-sud, dove il numero dei nuovi positivi resta contenuto, specialmente in Sardegna e Basilicata, un caso, 3 in Molise dopo l'impennata dei giorni scorsi, dopo un funerale non autorizzato, 4 in Calabria e Sicilia. Al nord si registrano 0 casi nella provincia autonoma di Bolzano ed è la prima volta dall'inizio della pandemia.